Siamo qui con l'artista Manuel Giacometti, autore del murales contro la censura qui a Cendon, inaugurato oggi. E Manuel, vuoi raccontarci Buongiorno. Un po' di che Niente, si tratta? Vabbè, la storia un po' la conoscono tutti, almeno credo esca un po' dalle orecchie alla gente. E l'opera è molto semplice e diretta. C'è un ragazzino che rappresenta le nuove generazioni, ma anche volendo il mio alter ego, che dipinge illegalmente una frase molto intelligente, credo, e che dovrebbe essere da insegnamento agli adulti. E ovviamente il bimbo tiene in mano la cornice gialla e il ritratto di Salvini, che comunque hanno subito degli atti di censura o comunque del vandalismo. Ricordiamo che la cornice è stata lanciata dentro il Sile, e quindi omaggio anche i miei colleghi anonimi che hanno realizzato prima di me queste meraviglie. Ecco, qual è stato un po' il responso anche della comunità dei writer riguardo a questa iniziativa? Allora, molti colleghi non se la sentono di esporsi. Certo. Non ritengono che la politica sia cosa che a loro interessa. E ovviamente, ripeto, non si tratta di un fattore politico. Assolutamente. Come ti accennavo prima privatamente, si parlava che per quanto mi riguarda poteva esserci anche Mickey Mouse al posto di Salvini. Certo. Ripeto, io mi sono impuntato su quest'atto di censura, cioè la cancellazione. Da artista non ritengo corretto che venga cancellata arte e che venga detto che non è arte, soprattutto da persone che di arte ne masticano poco. Certo.